Non c'è differenza di credo, di idee, di razza di fronte alla furia insensata del terrorismo. In aula Paolo VI le diversità si mischiano e si uniscono nel dolore per una morte senza perché. Si avverte anche la compassione, il patire insieme di tante famiglie colpite in quella tragica notte del 14 luglio scorso a Nizza. Una serata di festa cancellata da un camion impazzito che voleva solo uccidere e che nella folle corsa ha lasciato sul terreno 86 vittime, come 86 sono i garofani regalati al Papa il loro ricordo. Il pontefice ha voluto queste famiglie in Vaticano per essere con loro nella prova, per offrire una parola di speranza. La sua vicinanza diventa la carezza che asciuga le lacrime, la stretta di mano per condividere il dolore che abita il cuore, l'ascolto della preghiera di una madre che tiene stretta la foto di sua figlia, un volto acqua e sapone, strappato al suo futuro. Desidero condividere il vostro dolore, un dolore che si fa ancora più forte quando penso ai bambini, persino a intere famiglie, la cui vita è stata strappata all'improvviso in modo drammatico. A ciascuno di voi assicuro la mia compassione, la mia vicinanza e la mia preghiera. La speranza per i cristiani è Gesù Cristo, ma aggiunge il Papa, la certezza della vita eterna appartiene anche alle altre religioni e questo sia motivo di consolazione. Ricordando poi feriti che ancora lottano per la vita, Francesco assicura la vicinanza della Chiesa. Nel suo pensiero anche i tanti gesti di solidarietà nati da questo atto barbaro e il segno bello di speranza rappresentato dall'associazione Alp Maritim Fraternité, che raccoglie esponenti di confessioni religiose diverse. Stabilire un dialogo sincero e relazioni fraterne tra tutti, in particolare tra quanti confessano un Dio unico e misericordioso, sottolinea il Papa, è un'urgente priorità che i responsabili, sia politici sia religiosi, devono cercare di favorire e che ciascuno è chiamato ad attuare intorno a sé. Quando la tentazione di ripiegarsi su se stessi, oppure di rispondere all'odio con l'odio e alla violenza con la violenza, è grande, un'autentica conversione del cuore è necessaria. E questo è il messaggio che il Vangelo di Gesù rivolge a tutti noi. Si può rispondere agli assalti del demonio solo con le opere di Dio, che sono perdono, amore e rispetto del prossimo, anche se è differente. Diventare operatori di pace, ha detto poco prima il vescovo di Nizza, Monsignor André Marceau, costruttori di ponti, per incontrare i fratelli e per creare un mondo secondo il cuore di Dio. Votre message nous appelle toujours. Il suo messaggio ci chiama a diventare ed essere sempre artigiani di misericordia, in questo mondo amato da Dio e per la salvezza del quale Egli ha inviato il suo Figlio Gesù. È proprio il cammino che vogliamo percorrere per superare questa prova da cristiani, credenti nel Dio unico e misericordioso, uomini e donne di buona volontà. Hommes et femmes de bonne volonté.